Salve a tutti signori, oggi farò qualcosa che non ho mai fatto, ovvero un video senza il minimo taglio. Cioè io prendo questo file, lo metto qui e niente, e va su YouTube. Quindi tipo una live, no? Tipo una live, solo che è su YouTube, quindi è una fregatura perché non avete nemmeno la mia attenta elaborazione e peculiare montaggio video. Di cosa volevo parlarvi oggi? Beh, di un'app che in realtà a me però non è niente di speciale, quindi più che altro vi parlo di un concetto di come fare una roba. So che siete ovviamente già curiosi e avrete skippato 4 minuti, però permettetemi di spiegare. Se come me siete interessati a imparare una lingua, e nello specifico questa lingua è l'inglese, io non sto per dirvi alcun servizio che mi ha pagato per dirvi questo, anzi, infatti vi dirò anche i difetti che ha. A mio modo di vedere, e magari elencherò anche la concorrenza perché effettivamente no, non mi compra assolutamente nessuno. Quindi dormite pure a sonni tranquilli. Che cosa volevo dirvi? Volevo parlarvi di HelloTalk, che è l'app che io ho scelto tra in realtà le tante, tipo mi pare ce ne sia una che si chiami Tandem, una che si chiami Speaky, ce ne saranno veramente di tantissimi altri tipi che cosa vi permettono di fare? Beh, è semplice, vi mettono in contatto con qualcuno che vuole imparare l'italiano. Adesso io ho fatto il mio esempio, cioè italiano, inglese, inglese, italiano. In realtà mettono in comunicazione chiunque abbia un interesse con un'altra lingua. Quindi se un cinese vuole imparare, che ne so, il francese, e un francese vuole imparare il cinese, meglio li metti assieme, potete mettere anche più lingue. Sì, insomma, ecco, questo serve. Mette in comunicazione della gente che ha un interesse in comune. Molto comune ovviamente per imparare l'inglese, vi sembrerà strano, ma tantissima gente è interessata a imparare l'italiano, quindi ok. E niente, in pratica vi parlo della mia esperienza, dopo 2 mesetti che lo uso, una cinquantina di chat, non so quante migliaia di messaggi, di cui per la maggiore messaggi audio. E niente, volevo dirvi se secondo me è utile e perché secondo me dovreste fare anche voi questa cosa qui. In realtà mi sono già tradito sul se di prima perché sì, per me è effettivamente utile, anzi molto utile se vi interessa perfezionare la pronunciation delle parole, perché dovete sapere che, ma ovviamente chiunque affronta questo argomento, diciamo che ne è consapevole, è un po' difficile trovare un partner con cui parlare in inglese continuamente, intendo almeno su base giornaliera. Quindi ecco, sì, se giocate ai videogiochi avete questo tipo di scambio magari ogni sera, però non è la stessa cosa, è molto specifico, e poi per la maggiore sono insulti, molto buoni i videogiochi per imparare gli insulti, però a parte quello direi che no, non ve ne fate di niente. Quindi un'app del genere sembra un po' una forzatura, almeno all'inizio, e ci metterete, scusate, anche un po' ad ingranare, ma ora della fine vedrete che porterà dei benefici anche a chi interessa semplicemente scambiare 4 messaggi, intendo proprio testo scritto. Adesso io mi reputo abbastanza buono nello scrivere i messaggi, quindi ho preferito optare, e lo chiedo ad ognuno con cui comincio una chat, per i messaggi vocali. Quindi praticamente ca nel caso di HelloTalk sono limitati a 60 secondi, quindi vi costringe anche un po' a correre, va bene, mandate altri, non è che sia un problema. Ne sono venute fuori veramente delle belle conversazioni. Ho parlato con gente un po' da tutto il mondo, che mi ricordo io sicuramente America, Brasile, Turchia, Marocco, Francia, Inghilterra, Irlanda. Sì, lo so, ho detto anche paesi che non sono, insomma, che non parlano inglese proprio come lingua nativa, però attenzione, dovete sapere che i buoni parlatori di inglese non stanno solo in Inghilterra e in America, anzi. Se certo, se vi serve proprio il madrelingua santo, va bene, lo trovate, però vi assicuro che per imparare vi basta anche semplicemente qualcuno bravo e in grado di parlarlo fluentemente. Poi c'è certa gente che si presenta con un inglese pessimo perché lo sta usando come ponte per arrivare magari a altre lingue. Il problema è che non è utile a voi che siete interessati dall'italiano a imparare l'inglese. Bene, questo è il concetto generale, la mia esperienza soggettiva è che sì, all'inizio è un po' una merda perché non vi cagano molto, o almeno questa è stata, ripeto, la mia esperienza. Quindi magari cominciate una chat e ve la mollano lì, fate 4 messaggi e ve la mollano lì, quindi dovete essere anche bravi un po' voi a tenere la conversazione
su un certo livello, a fare magari delle domande, a fare uno scambio culturale un po' importante senza proprio parlare solo della lingua inglese o della lingua italiana. Dovete tirare in ballo qualsiasi argomento, ma poi vi assicuro che è meglio anche per voi perché cominciate a parlare, magari usare tempi verbali perché volete spiegare una certa situazione che vi è successa, volete spiegare i vostri piani per il futuro, quindi andate ad utilizzare dei verbi, appunto delle parole, dei vocaboli in inglese che magari in una condizione di altro tipo, per esempio quella scolastica, non avete mai usato. Quindi in realtà è molto molto utile da questo punto di vista. Se la cosa diventa engaging, vi divertirete. Ci serve un po', ci serve pazienza, non è obbligatorio avere il premium, vi dà qualche vantaggio, tipo sì, lezioni, più lingue e qualche altra robetta. Lotol punta a essere anche un social, quindi abbiamo appunto questa bacheca dove potete sempre trovare spunti con le persone con cui insomma attaccare bottone. Non preoccupatevi, non è proprio una dating app, che non avete quasi niente in comune nel momento iniziale. Diciamo che, scusate ancora, diciamo che qui qualcosa ce l'avete, dipende se ha fatto dei post, dipende se ha fatto dei post. Questo purtroppo dipende dalla persona, se usa il social attivamente oppure no. Dal mio punto di vista sono stato più volte contattato che contattante. Beh, avete capito? Quindi non è stato molto difficile, diciamo, attaccare il bottone perché non è toccato a me. Ho provato il premium un mese, ma vi assicuro che non è che ci sia questa differenza. Costa 4 euro il caso, è proprio niente. Quindi in realtà, vabbè, vi dà qualcosina se volete essere un po' più fresh, avete la coroncina, un po' più furbi. Comunque, niente, l'app, da quello che ho visto io, perlomeno cerca di mettervi in comunicazione con gente della stessa età e del sesso opposto. Questo è quello che cerca di fare. Quindi se fate un account come il mio, troverete gente dai 20 fino ai 30 anni, donna principalmente. Sì, poi c'è anche qualche uomo in giro, ma se scorrete, diciamo, la chat di possibili persone che potete contattare, per la maggiore, secondo me, sono del sesso opposto. Questo non so precisamente perché non è una dating app, non c'entra niente con questo, non è questo l'obiettivo, però non lo so, l'app fa così. Detto questo, il mio consiglio è di scaricarla, oppure una simile a questa, per questo vi dico che non mi importa niente qual è più che altro il concetto di app che potrebbe aiutarvi. E dirmi anche voi se, insomma, avete avuto delle esperienze positive. Io onestamente ho trovato quasi delle amicizie, diciamo delle buone amicizie virtuali, di quelle di cui, diciamo, ti scambi un po' di informazioni, vai un po' più sul privato, ma non troppo, però diciamo che hanno qualcosa di interessante da dire. Anche perché magari in questo momento, in questa situazione, col virus, eccetera, farsi dire cosa ne pensa magari un americano di come sta andando potrebbe essere un'opinione diversa da quella che leggete magari sui giornali, quindi può essere interessante, può diventare interessante. Vi dico all'inizio abbiate pazienza, questo purtroppo non ci si può fare niente. Detto questo, signori, io vi lascio. Sono uscito a parlare anche abbastanza decentemente senza intruppinarmi troppo e vi dico se vediamo alla prossima. E attenzione, scusate, attenzione, può essere che da settembre, in realtà fine settembre, quindi da ottobre, i miei video ricomincino a essere un po' più frequenti, ma non posso assicurarlo. La motivazione la scoprirete. Detto questo, no, non hanno schiaccato. Se vedremo. Ma giusto, poi io alla fine del video mi alzo, capito? E lo stoppo. Poi questa piccola parte vado qui e la cancello, ma in questo caso qui ho detto che non la cancellerò, quindi scusate, devo allungare la mano. E qui il tasto di stop è qui.